Bella raga, qua Bash e bentornati al canale. Oggi siamo qua su Yu-Gi-Oh! Master Duel con una nuova deck profile. Ma prima di tutto vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e di lasciare un like per supportare la serie. Allora signori, cosa abbiamo oggi? Oggi abbiamo un deck fortissimo, ovvero Dino Full Power, signori, perché ho visto che alcune carte in questa banned possono essere giocate e ho detto... Porca puttana, ma perché nessuno le gioca? Perché forse secondo me nessuno si è accorto che queste carte non sono bandite né limitate a uno. Perché ci sono delle carte in questa banned, ovvero che mi pare la banned OCG, più o meno è tipo... Hanno fatto un misto tra OCG e TCG, solo che le carte in OCG sbandite, diciamo, sono troppo forti e non se ne è accorto nessuno. Infatti le giochiamo in questo deck e tra poco ve le faccio vedere. Questo è un deck che vuole andare secondo, infatti noi andiamo secondo e spacchiamo tutto. Ma anche se andiamo primi, possiamo fare dei bordelli. Uno per Digiura Kaeolo, dinosauro livello 1 tuner, ci serve per fare le combo impazzite. Uno per di combattente Drago Spada, ci serve per non fare giocare l'oppo. Due per di Arcosauro, Arcosauro, fortissimo. Quando viene evocato normal o special, ci va a distruggere un mostro dinosauro nella mano o terreno scoperto, eccetto lui. E se lo facciamo, possiamo aggiungere una magia pillola dal deck. Tre per di Baby. Carta più rotta penso di tutto il gioco, perché se viene distrutta dall'effetto di una carta e mandata al cimitero, ci fa specialare un dinosauro di livello 4 inferiore dal deck. Possiamo specialare anche lui, a buffo. Uno per di piccolo Tranodonte, tipo il baby, solo che lui ci evoca da livello 4 in su, e il mostro che evochiamo non può attaccare. Uno per di Rex Gigante, quando viene bandito si speciala, ci serve per fare gli Xyz, o per fare qualsiasi porcata vogliamo fare. Tre per di Mistosauro, fortissima. La scartiamo, durante la main phase in cui facciamo questo effetto, i nostri mostri dinosauri sono immuni agli effetti delle carte dell'oppo. Poi, se sta al cimitero, possiamo bandire sia lui e altri mostri dinosauri, evocare dal deck un mostro dinosauro con il livello pari al numero totale dei mostri banditi. 2 per di Oviraptor, quando viene evocato normal o special, ci aggiunge un mostro dinosauro alla mano oppure ce lo manda al cimitero e come secondo effetto ci fa distruggere un altro mostro dinosauro di livello 4 o inferiore sul terreno, quindi anche dell'oppo, e ci fa specialare un mostro dinosauro dal nostro cimitero in difesa. Gioca anche un piccolo reparto Kaiju, perché a me i Kaiju piacciono tantissimo, e poi questo qua appunto è un deck che va secondo e abbiamo bisogno di tirare i Kaiju tipo a manetta. Gioco due Comungus, poi gioco una copia del Quetzal, cioè si chiama Overtex, però è un Quetzal, io lo chiamo Quetzal. Allora questa qua ci serve perché quando viene mandata al cimitero possiamo aggiungere una magia pillola dal deck alla mano. E poi come effetto rapido può anche negare magia trappola distruggendo un mostro nella mano o scoperto sul nostro terreno. Una copia di Pancratopo, questa è fortissima ragazzi e questa è utile per andare a distruggere i Floodgate del cazzo, visto che ci sono tre skill drain libere in questa banned, perché il nostro Pancratopo come effetto rapido può distruggere una carta sul terreno, tributandosi di costo, quindi quando lui si tributa di costo, il costo viene sempre pagato ragazzi, lui va al cimitero e quindi non sta più sul terreno e quindi skill drain non lo influenza più e possiamo spaccare skill drain. Poi gioco tre Gadarla, il Kaiju Vento, quando ci fanno la barriera dei venti che possiamo specialare solo vento, noi famo Herber Kaiju Vento e stanno zitti, non possono fare più niente. Dopodiché, attenzione signori, giochiamo 3 per di Litosagim. Se sbaglio la pronuncia, scusate, ma... Raga, questa qua in TCG è limitata a 1. Qui no, cioè, qui no, raga. Cioè, se rendiamo conto, qua non è limitata. Cioè, questa carta è fortissima su Dino. Perché se questa carta è nella nostra mano, possiamo distruggere due altri mostri nella mano o sul terreno scoperti, compreso un mostro terra, e se lo facciamo, lo evochiamo specialmente. Poi, se entrambi i mostri distrutti erano terra, possiamo guardare l'extra deck del nostro oppo e bandire... fino a tre mostri con nomi diversi. E qual è la cosa sgravata? È che spacchiamo due mostri terra per evocarlo. E i baby? I baby, signori, sono tutti terra. Quindi lui entra in campo spaccando due baby. Gli andiamo a bandire tre carte dall'extra. E poi due baby partono. Cioè, raga, rotta qua. Cioè, è rottissima. Non se ne è accorto nessuno. Non lo so perché, ma è rottissima. Poi gioco una copia del tirannosauro finale conduttore. Potremmo giocarle anche due. Ma... io la gioco una perché tanto sto mazzo, raga, fa così tante di quelle porcate che non ci avete idea. Infatti non penso che nei video tutorial posso farvi vedere tutto, perché veramente sto mazzo può fare qualsiasi cosa, raga. Cioè letteralmente pisciate in testa all'oppo questo deck, perché fa troppe cose con queste carte che qua sono limitate e sbandite.
Una copia di terraformare ci aggiunge la magia terreno, due copie della pillola, tre copie di scavi fossili, ci aggiunge un mostro dinosaurio che lo sei un fiore dal deck alla mano, una copia di diagram ci serve per spaccare i baby e aggiungere questo. Poi gioco due per di mondo perduto, perché comunque sia, quando noi evochiamo un mostro, questa carta evoca un segnamostro dinosauro nel terreno dell'oppo. E finché c'è quel mostro, il nostro oppo non può targettare i nostri mostri dinosauri con gli effetti delle carte. E in più, quel segnamostro lo possiamo distruggere anche con l'effetto di Oviraptor. Due per di richiamato della tomba, sta a due per in questa banned, quindi usiamolo. Tre per di impermanence, finalmente mi sono deciso a craftarla perché non ce la facevo più a tirare i calici proibiti. Se potete, craftatela perché è una staple molto giocata a livelli sopra il platino. E vi serve, ragazzi, questa qua vi serve per forza. È più importante craftarsi questa che Ash Blossom, secondo me. E poi giochiamo una copia di 9 pilastri dello Yang Zing. Questa è una controtrappola che quando viene attivata una magia trappola all'effetto di un mostro e noi controlliamo una carta Yang Zing, annulliamo l'attivazione e la mischiamo nel deck. Poi dobbiamo distruggere un'altra carta Yang Zing che controlliamo. Tra poco ci arriviamo. Ok, partiamo dall'extra. Signori, qua possiamo giocare Danglong. Cioè Danglong, signori, è un sincro di livello 5. Lo facciamo con una facilità incredibile, lo facciamo con Rex Gigante e Aeolo. E cosa succede? Che quando questo mostro viene evocato specialmente possiamo aggiungere una carta Yang Zing dal deck alla mano. Quindi noi facciamo sincro, evochiamo lui e ci aggiungiamo la controtrappola. Easy. Uno per di Laghia. Tutti giocano sia Laghia che Dolca. Io nella realtà non ce l'ho mai avuto Dolca. Ho sempre giocato Laghia perché non sono mai riuscito a comprarmelo Dolca, quindi anche qua gioco Laghia, perché devo essere coerente, qua gioco Laghia. Uno per di Abitante dell'Abisso, fortissima, stacca pezzo, e per tutto il turno l'oppo non può attivare nessun effetto delle carte nel cimitero. Uno per di Bagusca, quando andiamo a fare qualche porcata con i Link e possiamo mettere Bagusca in difesa sotto, il Link è sgravato, nega gli effetti di tutti i mostri in difesa sul terreno e quando vengono evocati vanno in difesa, quindi GG. Magakashik, perché è la Spicy Touch, si fa con due mostri con lo stesso tipo, eccetto i segnamostri. Cosa facciamo? Andiamo a fare il Kaiju, poi se possiamo facciamo Magakashik sotto al Kaiju, ci riprendiamo il Kaiju e rifacciamo Kaiju. Poi gioco i Cavalieri dell'Incubi, Cerbero, Fenice, Unicorno. Pentes Cervo, questa carta è gagliarda perché si fa due mostri con effetto e se un mostro linkato a lui attacca un mostro in difesa, facciamo danno perforante, quindi sotto ci mettiamo il tiranno e il tiranno dopo che ha messo tutto in difesa fa danno perforante, cioè andate dritti come i treni. Reprodocus, semplicemente perché come effetto può cambiare il tipo dei nostri mostri e si fa con due mostri, quindi magari dobbiamo togliere dei mostri sul campo e li mandiamo al cimitero facendo Reprodocus. Magarena ci fa fare il Link nel turno dell'oppo usando i nostri mostri. Poi attenzione, una copia di Trasportatore Unione. Devastante, perché con lui ci andiamo a equipaggiare un nostro mostro, il draghetto, ovvero questo, il combattente drago spada, io lo chiamo draghetto. Con lui ci andiamo a equipaggiare il draghetto e quando il draghetto è equipaggiato l'oppo non può evocare dall'extra. Sgravatissimo. Trisbaena, perché mi piace molto giocarla quando trovi tutti quei cazzo di mazzi che fanno 7-5 passo, gli fai Trisbaena nel turno suo con Magarena, quando lui nell'end pensa di poter vincere gli fai Trisbaena. Bam 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 bam, gli banni tutto e vaffanculo. Calibro spada perché fa comodo e Access Code perché fa comodo. Non è una lista budget questa per carità, però comunque sia è molto forte e se potete fatela perché è devastante. Almeno finché non esce una banna è devastante. Anzi, potete giocare addirittura Calamitis perché lui è di livello 9. Quindi potete giocare pure Calamitis. Io non ce l'ho, non mannava di craftarlo, ho deciso di farlo senza Calamitis, però ci potete giocare pure lui. Cioè, sto mazzo è fortissimo e c'ha un botto di roba da fa. Detto questo, andiamo a fare due video tutorial combo se ci riesco, perché veramente c'è troppa roba da fa. Let's go! Allora, adesso vi farò vedere che potremmo fa se andiamo primi. Dorò! Perfetta sta mano, raga, perfetta. Allora, partiamo subito, evochiamo lui. Andiamo a spaccare due mostri che abbiamo nella mano sul terreno compreso un mostro terra. Poi siccome che tutti e due i mostri erano terra, possiamo fare il suo effetto, ovvero andiamo a bandire carte dall'extra dell'oppo. Adesso facciamo al volo tre carte bandite con nomi diversi, mi raccomando, e poi partono i baby.
Un baby ci porterà Oviraptor, mentre il secondo baby ci porterà un altro baby. Effetto Oviraptor. Ci andiamo a prendere Mistosauro. E facciamo l'effetto, così i nostri mossi dinosauri sono protetti. Dopodiché facciamo effetto Oviraptor, che va a spaccare baby. E ci va a evocare un altro baby. Quell'altro baby si triggera, ci porta Rex Gigante. Andiamo a fare effetto Mistosauro. E andiamo a evocare Arcosauro. Mi raccomando, evocate sempre quello che brilla di più perché è più forte. Con il suo effetto ci va a spaccare un dinosauro. Spacchiamo baby. E ci aggiunge la magia pillola. Ce l'avevamo già, però dobbiamo far così. Baby parte e ci speciala Aeolo. Adesso andiamo a fare sincro. Evochiamo Denglong. Con Rex Gigante, mi raccomando. E lo evochiamo in difesa. Allora, quando questo sincro viene evocato, ci può aggiungere una carta Yang Zing. Andiamo a prendere la counter. Poi questo sincro ha anche un altro effetto, ovvero possiamo mandare dal deck al cimitero un mostro Wyrm e il suo livello diventa uguale al livello del mostro che abbiamo mandato al cimitero con questo effetto. Quindi lui diventerebbe di livello 9 e potremo tranquillamente buttare giù Calamities, però io non ce l'ho, quindi non lo butto giù. Poi adesso andiamo a fare un Link 2 che sarà Pentacervo e utilizziamo il True King e Arcosauro. Poi andiamo a fare Union Carrier. Let's go! Adesso possiamo evocare Tirannosauro finale con il suo effetto, bandendo due mostri dinosauro. E andiamo a bandire Rex Gigante e Aeolo. Si attiva l'effetto di Rex Gigante. E poi andiamo a fare la pillola. Mandiamo Arcosauro e un mostro non dinosauro. E andiamo a evocare il Quetzal. Dopodiché andiamo a fare effetto di Union Carrier. Selezioniamo il Quetzal, Overtex, che è oscurità, e lo equipaggiamo con il draghetto. E poi andiamo a settare la counter. E questa è la nostra board. Andiamo in end. Allora, col tiranno possiamo coprire tutti i mostri. Poi abbiamo la controtrappola che nega magia trappola effetto mostro. Abbiamo il Quetzal che nega magia trappola. E poi abbiamo il draghetto che impedisce all'oppo di evocare specialmente dall'extra. Per quanto riguarda Rex Gigante e Union Carrier, ci servono semplicemente come target per risolvere gli effetti del tiranno e del Quetzal. Allora, il nostro oppo ha attivato formazione di fuoco tanky. Andiamo a fare effetto Quetzal. E andiamo a distruggere Rex Gigante. Poi, giustamente, lui l'attiva un'altra. E la facciamo fare. Evoca un mostro. Vabbè, sta andando in battle, quindi facciamo effetto tiranno. E andiamo a spaccare Union Carrier. Ho messo contro Gladiatore Bestia perché è l'unico bot che spamma un sacco di mostri dall'extra e, come vedete, purtroppo non può fare nulla. Andiamo a fare pillola. Bandiamo Rex Gigante e Union Carrier. Evochiamo il Dino Wrestler. Perché
c'è rimasto solo lui. E entra special anche Rex Gigante. Dopodiché possiamo tranquillamente andare a chiudere la partita. Vi ricordo che Rex Gigante non può attaccare diretto, quindi... Attenzione, ha attivato l'effetto di un mostro e noi andiamo a fare la counter dello Yang Zing. E andiamo a chiudere il duello. Let's go! GG. GG, signori, GG. Allora, vi ricordo che questo deck è ultra versatile, nel senso che potete fare praticamente qualsiasi cosa volete, dipende solo da quello che giocate nell'extra. Io l'ho fatto come potevo, perché non è che ho tante carte ultra rare di extra deck, quindi diciamo che ho fatto quello che ho potuto. Però, in base a che carte giocate nell'extra, veramente potete andare a fare tantissime porcate. Ok, per questo video è tutto, spero che vi sia piaciuto, lasciate un like per supportare la serie, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, e noi ci becchiamo al prossimo video. Bella, let's go!